Noi siamo in ritardo, ma ci siamo. 21:11, viva tutto alla radio in questo 12 aprile 2022. Sento una voce nell'aria, sento la voce della città, sento una voce che parla, dialoga e canta con me. Forse è solo magia, forse è nella mia testa, la sento ovunque io sia, e mi sembra già festa. Minuti, viva tutto alla radio su Radio Cantù in questo martedì pre-pasquale. Si dice pre-pasquale, boh, non lo so, facciamo che l'Accademia della Crusca ci passerà questo termine almeno per oggi. Chi vi parla è Mattia, fino alle 23 viva tutto alla radio come ogni martedì. Questa sera avremo una serie di ospiti. Alle 21:30 dovrebbero arrivare gli amici di appunto per della compagnia, dell'associazione culturale Compagnia Teatrale Piano B Teatro di Como, che organizzano una rassegna teatrale a Carugo e quindi ci parleranno un po' degli spettacoli che hanno preparato. Siamo tornati in diretta a Viva Tutto alla radio su Radio Cantù, 21:28 minuti, e come annunciato abbiamo qui appunto gli amici della compagnia teatrale, dell'associazione culturale Compagnia Teatrale Piano B Teatro. Lascio la parola a loro così si presentano. Prego, benvenuti innanzitutto su Radio Cantù. Grazie, ciao, io sono Manuela e qui con me c'è anche Stefano, che è il nostro regista. Ciao a tutti. Noi siamo Piano B Teatro, rappresentiamo qui anche gli altri tre componenti del gruppo che non sono potuti venire, che sono Veglia, Jacopo e Guido. Ok, allora inizio con farvi una prima domanda legata non tanto a Piano B Teatro ma alla vostra, immagino, passione per il teatro. Quando vi siete avvicinati a questo mondo, come vi siete anche conosciuti prima che si formasse poi l'associazione di cui parleremo magari dopo? Sì, allora guarda, per me, per quanto mi riguarda, il mio incontro col teatro è stato fin da bambina, perché i miei genitori facevano teatro dialettale, quindi insomma ero già nell'ambiente, però ci ho messo un bel po' di tempo a prendere coraggio e a calcare il palco. Infatti l'ho fatto 13 anni fa per la prima volta, è andata bene, quindi ho detto vabbè dai, allora continuiamo, si può fare. Allora ho iniziato a fare dei corsi, degli stage, e in uno di questi abbiamo conosciuto io e Guido Stefano, che era un insegnante del Teatro Sociale di Como, che sono io. Sì, che sei tu. E quindi abbiamo visto che lui era molto bravo, abbiamo constatato che era molto bravo e ho detto sai cos'è,
facciamo una nostra compagnia e lo chiamiamo per fare il nostro regista. Secondo me potrebbe funzionare. E infatti ha funzionato alla grande. Grazie, tu sei molto bravo. No, vabbè, io effettivamente faccio questo anche, cioè, di lavoro. Certo. Faccio il regista, faccio l'insegnante di teatro e l'attore da tanti anni. Bello. Ho ormai 50 anni, ho cominciato quando avevo 15 anni a farlo per passione, poi a 21 già per professione, 22 uh-huh. così. Ho studiato all'Accademia d'Arte Drammatica a Milano, eccetera. Ho lavorato e sto lavorando da tanti anni con la compagnia Teatro Città Murata di Como. Ok. E niente, poi però a me è sempre piaciuto lavorare con persone che, anche se non sono professioniste, hanno questa grande passione. Ok. Ma oltre alla passione anche l'impegno, cioè, perché il teatro è una cosa seria. Non nel senso che uno va sul, cioè, fa vedere cose serie. Sì, sì, sì. No, nel senso che è un'arte seria per chi la fa. Bisogna anche impegnarsi, assolutamente. Sì, molto, molto profonda come arte, no? E vedere delle persone come loro che ci mettono tutto, proprio, anche se fanno un altro lavoro, però ci mettono tutto, a me è da... mi ha fatto riscoprire questo equilibrio passione, diciamo, impegno. Quindi non solo la dimensione lavorativa, ma anche la dimensione proprio della, esatto, passione per la, sì, per questa forma d'arte. Esattamente, che, okay, spesso nel campo, diciamo, lavorativo, come tutti i lavori, spesso diventa un po' una cosa che sei abituato e un po' dimentichi la bellezza di poterla, certo. Sì. E niente, quindi poi ovviamente loro fanno delle cose, facciamo insieme degli spettacoli più leggeri, forse, insomma, in qualche modo, mm-hmm, no? Però ci piace divertirci, ci piace divertire. Ok. E adesso però vengo alla domanda successiva, cioè come nasce questa associazione, cioè questa associazione culturale e compagnia teatrale, nasce quando e come? Allora, noi abbiamo deciso di prima di tutto fare un gruppo teatrale, io e Guido mm-hmm, nello specifico. Una volta conosciuto Teto, abbiamo deciso di... Teto è il mio soprannome. Ah, scusate, ah, okay. Stefano, bravo. No, vabbè. No, non perdere, vabbè, le coordinate. La mano e il teto. Okay. Ok, giusto, giusto. Allora abbiamo deciso, sai, dai, facciamo un gruppo, vediamo come funziona. Prendiamoci sulle spalle il carico, ovviamente, di tutta l'organizzazione, cosa che non è semplice. Immagino. Non è minimamente semplice, però ci siamo buttati, ed è andata bene. Diciamo che abbiamo chiamato alcune persone con noi fidate che potevano reggere, diciamo, questa pressione, e quindi Veglia e Jacopo. E dopo due anni abbiamo deciso di fondare l'associazione perché sentivamo proprio l'esigenza di, insomma, avere un nome, una forma, struttura. Una struttura che ci poteva anche aiutare sì, certo, insomma, ad essere chiamati, ad essere, insomma, a farci un nome, a farci conoscere. Okay. E quindi circa 4 anni fa abbiamo fondato l'associazione, ecco. Però vabbè, la nostra esperienza è decennale oramai, quindi abbiamo avuto esperienze precedenti di cui abbiamo fatto molto tesoro, e adesso andiamo dritti per la nostra strada. Ok, una cosa che magari ascoltiamo una canzone e poi vi chiedo di cui vorrei parlare, è anche proprio quello che mi hai appena detto, no? Che comunque nel vostro caso, nel tuo caso, immagino che è una passione e poi c'è la vita e il, certo, lavoro vero. Siccome è una domanda che tante volte mi sento fare anche a me facendo radio, cioè, ma come fai a gestire anche una famiglia, una cosa e l'altra, cioè sono cose che si danno per scontato, non sono assolutamente facili. Allora volevo chiederti come si trova il giusto equilibrio anche tra i membri del gruppo, perché poi immagino comunque organizzare tutto non sia facile. Okay. Ascoltiamo una canzone e poi torniamo a chiacchierare con voi. 21:37 minuti, viva tutto alla radio su Radio Cantù. Siamo in compagnia dell'associazione culturale Compagnia Teatrale Piano B Teatro. Ci eravamo appunto lasciati parlando di come possa essere in qualche modo anche difficile per chi non lo fa di lavoro, poi anche per chi lo fa di lavoro sicuramente, ma per chi non lo fa di lavoro come, e lo vive come una passione, però conciliare tutto quanto, no? Cioè conciliare, sì, quello che sono poi gli impegni reali lavorativi, però gli spettacoli, le prove, che immagino non sia una cosa proprio così immediata. No, infatti, cioè, no, il lavoro che c'è dietro è tanto, e il tempo che dedichiamo a questa passione è veramente esteso, e ovviamente noi abbiamo
tutti un altro lavoro, abbiamo, ciascuno di noi ha una famiglia e quindi è ovvio che parte del tempo viene tolto, diciamo così, alla famiglia per dedicarlo alla nostra passione più grande. Devo dire che tutti e quattro siamo abbastanza fortunati, perché i nostri rispettivi mariti, compagni ci sostengono e quindi capiscono. Poi insomma è una cosa bella che fa stare bene in prima battuta ovviamente noi attori, e quindi di conseguenza poi questa serenità la portiamo anche in famiglia e facciamo anche divertire, quindi mm-hmm. voglio dire, perché no? È comunque una cosa bella. Beh sì, poi mi viene da dire in queste settimane, mesi, sì, ce n'è esatto. bisogno. Esatto. No, perché effettivamente è stato un periodo molto molto difficile. Infatti volevo chiedere anche a te poi per il teatro sì. come è stato, come Ma sono stati questi anni. Se vuoi ti dico qualcosa, diciamo che sì, cioè come per la, noi abbiamo parlato con molti artisti nel campo musicale, però immagino che il Covid abbia cosa, perché da un punto di vista proprio dello spettacolo in generale è stato veramente un disastro, perché noi non avevamo la possibilità di lavorare fondamentalmente, quindi vabbè, adesso senza fare la trasmissione su questo problema, no certo, diciamo che adesso, cioè, noi sentiamo, a parte il nostro entusiasmo nel riprendere, ma sentiamo l'entusiasmo, comunque la voglia veramente del pubblico che viene, che finalmente si sente libero di poter venire ad assistere qualcosa di, perché lo spettacolo dal vivo è proprio il top del contatto umano, certo, è proprio l'opposto del lockdown, capisci? Quindi è proprio il desiderio. Ma durante il lockdown avete fatto qualcosa, spettacolista? Scusa, sì, uno spettacolo online. Cioè facevamo le prove online ed è una cosa, cioè tra di noi, no? Sì. Che è una cosa che non, che ovviamente ha dei limiti. Certo. Infatti a un certo punto abbiamo detto ok, abbiamo creato lo spettacolo fino a qui, il prossimo step è quando ci potremo vedere, perché certe energie non ci sono. Sì, certo. Ecco. Però siamo riusciti e bello. Quello spettacolo lì adesso sta facendo un po' di repliche, ha vinto alcuni concorsi in giro per l'Italia, sì, e quindi siamo molto contenti. Ok. E com'è stata però, poi torniamo a parlare di quello di cui stavamo parlando, com'è stata la prima volta sul palco? Dopo mesi cioè è stato emozionante anche per voi? Sì, no, sicuramente sì, è stata una bella prova, è stata una bella prova, emozionante. Poi c'è da dire che per quanto ci riguarda, e mi riguarda in particolar modo, quando si apre il sipario il cuore batte fortissimo, il respiro si ferma. Però l'emozione, la felicità che senti in quel momento è impagabile, anche l'adrenalina. Mm-hmm. Ancora di più dopo il lockdown effettivamente è stato bello sentire gli applausi, sentire la carica che il pubblico ci stava dando in quel momento, probabilmente stava soddisfando anche un proprio bisogno il pubblico. Okay. Cioè è stato un dare e un avere, sì, reciproco, sì. E quindi è stato molto bello. Sì. Io mi ricordo però una cosa, che la prima volta, che era un po' incerta la questione se gli attori dovevano recitare o meno con la mascherina. Ah sì. addirittura sì, e lì era un po' interpretabile. A noi la prima volta è capitato di come dire, dover pensare lo spettacolo con la mascherina, no? Ci siamo fatti le prove, no, dicendo adesso impossibile, come la facciamo con la mascherina? Tremendo. Cioè, o comunque tenere la distanza, no? Certo. E quindi abbiamo costruito un po' di idee in questo senso. Dopodiché quando siamo arrivati lì, loro hanno visto un po' di cose, gli organizzatori hanno detto no, ma non si può fare, sentite, fatelo normale. E allora liberazione. Sì, perché d'altronde quello è. Ma invece per quanto riguarda gli spettacoli, poi veniamo anche alle date che arriveranno, come nascono i vostri spettacoli? Cioè uno di voi porta l'idea e dice ma io vorrei fare, potremmo fare questo, quell'altro, poi ne parlate insieme, come nasce il copione, tutto quanto? Ma allora, quella che cerca i copioni sono io. Ah, c'è proprio un ruolo. Quella che si smazza 80-90 copioni sono io, anche perché non è cosa semplice, poiché noi siamo in quattro attori più il regista che ogni tanto partecipa e fa l'attore, quindi bisogna trovare dei copioni che diano a ciascuno di noi, non dico le stesse battute, però diciamo comunque un'importanza, un equilibrio all'interno
all'interno del gruppo, no? In maniera tale che ciascuno ha un proprio ruolo all'interno dello spettacolo. Quindi non è semplice, e poi trovare qualcosa che piace e che può piacere anche, insomma, al grande pubblico. E quindi io sì, mi leggo Tempo Perso, questi copioni che più o meno rimangono su una commedia. A noi piacciono le commedie un po' intelligenti, diciamocelo. E sì, più delle volte sono io che propongo 3-4 copioni al regista in prima battuta. Poi se lui fa appunto una scelta tra quelli che propongo, e poi quello che rimane viene proposto al gruppo. Ok. Di solito sono brava, ecco. No, ma regista, adesso vogliamo sapere da te, ci diamo del tu, la scelta di un regista rispetto a un copione piuttosto che un altro, in base a quali criteri può avvenire? Sono tanti criteri e sono circostanziati dalla situazione. Ovviamente il primo è quanti personaggi e quanti attori a disposizione. Però è anche vero che spesso tu dici: bene, questo mi piace veramente, ok, ci mancano due attori, li troviamo, mm-hmm. Ok, oppure questo è talmente bello che mi piacerebbe farlo con lei o con un'altra, e basta, in due si parla con gli altri, si dice: questo progetto lo facciamo noi due, e un altro progetto poi lo facciamo per voi, mm-hmm. Perché è importante poi scegliere qualcosa che non, sì, che solo, non sia solo strutturalmente adeguato, altrimenti l'arte dov'è? Ecco. No, io penso questo. Lei delle volte mi propone dei testi e loro sanno benissimo che poi io li stravolgo, i testi. Ok. Cioè, ecco, se mi proponessero Shakespeare probabilmente non lo stravolgerei, perché non ne avrei le qualità. Anche se non me lo propongono per evidenti motivi. E invece se mi propongono delle commedie intelligenti, ma comunque diciamo così, che si possono modificare, siccome io da tanti anni scrivo, io voglio metterci del mio, voglio adeguarlo alla mia, al mio registro artistico, sì. E loro lo sanno, per cui io noto nel testo qualcosa veramente che mi stimola, parto da quella cosa lì anche per variare il resto in funzione, secondo me, di quello che è, certo, di qualità. Alle volte alcuni testi hanno dal mio punto di vista qualcosa di grande qualità e altre parti invece che secondo me non lo sono, ed è un peccato. Secondo me bisogna metterci la qualità dappertutto, mm-hmm. Cioè da quando inizia lo spettacolo alla fine, assolutamente, deve essere coinvolto. Ma dopo che tu hai fatto con questi criteri o parametri, diciamo, una scelta, può anche accadere ipoteticamente che tu dici: ok ragazzi, si fa questo, e però qualcuno di loro ti dica: guarda, però io sinceramente non lo sento mio, non... Sì, capita. Allora, nella mia esperienza in generale, nella mia vita, è capitato molte volte. Con loro capita poco, perché io li conosco bene. Ah, ok. Capisci? Li conosco, quindi... proprio, e loro si fidano, ma sanno che ci conosciamo. Quindi in generale nasce abbastanza spontanea e abbastanza coerente il tutto. È successo però anche con loro che c'erano dei dubbi, c'erano delle difficoltà più che altro nel dire: ma io non riesco a capire questo personaggio esattamente che cosa è nella sua essenza. Però discutendo, parlando e così, si è trovato anche un'alternativa magari a quella che io proponevo. Ok. E alla fine i risultati sono sempre, sì, veramente che il legame, l'equilibrio fra i personaggi, anche se si tratta di cose leggere, alla fine c'è, funzione dei vincenti. Ma quindi quando poi invece è approvato quel progetto, è sempre un lavoro solo tuo quello di rivedere il copione, almeno inizialmente? Poi dopo nelle prove, nel caso... Sì, inizialmente è solo mio, io man mano mando a loro delle parti, perché non è che faccio tutto e poi glielo mando, sì, mando delle parti. Ogni tanto loro mi fanno dei feedback anche molto creativi in realtà, dicendo: ah, qui però con delle idee che sono interessanti. Quindi io sono apertissimo, perché nessuno è nato genio, forse sì, io no, non c'è problema. E nelle prove invece c'è un grandissimo spazio creativo da parte, sì, da parte degli attori, sì, perché sì, alle volte l'attore è la differenza fra chi scrive e chi recita. Chi scrive può fino a un certo punto immedesimarsi nella verità, no? Nella realtà della scena, mm-hmm. Chi recita è dentro, e quindi all'attore nascono delle cose che sono molto più interessanti di chi le ha scritte. Cioè, sì, sì, questo, sì, è proprio un progetto organico del cervello, dell'anima, assolutamente, che fa qualcosa. E il regista
il suo ruolo secondo me è proprio di rubare dall'attore totalmente quello che ok, invece per quanto riguarda le prove, sì, avete delle in una settimana delle serate in cui provate o sì, dipende? Di solito abbiamo un giorno fisso che appunto stabiliamo in base agli impegni di ciascuno, quindi ci troviamo, proviamo e poi sotto spettacolo però di solito raddoppiamo la dose, raddoppiamo le prove e poi spesso anche per la scenografia, per i costumi ci sono bisogno degli incontri ulteriori per insomma trovarci, per lavorare. Ecco, ma anche i costumi per esempio c'è qualcuno di buona volontà o fate tutto voi? No, allora diciamo che ogni personaggio si preoccupa più o meno del proprio del proprio costume, look, del proprio look e degli oggetti di scena che deve gestire lui in scena. Se poi ovviamente non si trovano tutti ci raggruppiamo, ok, manca questo, manca quello, manca quell'altro, perché ovviamente non sempre è così facile. Comunque occuparsi da parte dell'attore, occuparsi del proprio costume, dei propri oggetti di scena è anche una cosa importante per l'attore nell'entrare nel personaggio, non è che lo no, è vero, infatti stavo pensando, cioè non ci ho mai fatto caso a questa cosa, però non è vero, no? Cioè se lo cerca, quello che si tu sente inizi, affine, il costume che si sente affine al personaggio che sta costruendo, che di contro, quando lei per esempio in questo è molto forte, lei si mette un costume e appena se lo mette quel costume in lei subito la arricchisce dal punto di vista del personaggio, e quindi vedi come c'è proprio veramente uno scambio tra il personaggio. È verissimo. No, certo. Quindi cioè tante volte a me è capitato di fare anche, una volta ho fatto anche la regia di una opera lirica, no? Dove certo lì è quasi impossibile che un cantante si cerchi il costume perché sono tutti d'epoca eccetera, però effettivamente c'è molta distanza, no? Fra gli oggetti e i costumi, c'è la scenografa, la costumista che fa quello, il costume, tu lo metti, e quello è non è cambiato niente, cioè. sì certo, ma non è una, sono due cose, no, sono due cose diverse, assolutamente diverse. Allora poi adesso magari ascoltiamo una canzone e poi entriamo proprio un po' più nel dettaglio anche nelle date che ci saranno. 21:53 minuti, viva tutto alla radio su Radio Cantù, stiamo appunto parlando di teatro, continuiamo a parlare di teatro. Prima di entrare nel dettaglio delle date che proporrete nelle prossime settimane, anzi mesi, mi chiedevo anche se non sia difficile, ma io faccio proprio anche domande da uomo della strada, vedo per esempio nelle varie date diversi spettacoli, se non sia difficile conciliare magari una settimana uno spettacolo, la settimana dopo quell'altro, cioè vuol dire anche magari un cambio proprio a 360 gradi del personaggio, del tipo di spettacolo che si fa. Non è difficile? Sì, allora potrebbe sembrare difficile, no? In realtà per noi è, non dico una passeggiata, però quando un personaggio si radica all'interno di noi stessi, insomma, poi alla fine quando viene riproposto si ripropone in tutta la sua completezza e velocità, esatto. Ma quindi, è come avere dei cassettini interiori, no? Tu hai il cassettino di quel personaggio, ti connetti, lo apri e diventi quella roba lì. Sì, diventi bello. Certo, magari un giorno diventi meglio, un giorno diventi peggio. Sì. Ma quello dipende da però non no, dal beh, fatto chiaro. Che devi fare uno spettacolo la settimana sì, prima. Sì, no, certo. Però spesso e volentieri succede che magari se riproponi un personaggio dopo mesi o l'anno successivo, quel personaggio acquista delle sfumature diverse, perché? Perché praticamente ti è dentro, ti rimane dentro per un tot di tempo e quando ritorna ecco che acquisisce dei nuovi colori, come se fosse maturato all'interno pur non mettendolo più in scena. Esatto. È una cosa interessantissima. Sì. Questo, anche questo è vero, è molto, molto bello. Ma dopo gli spettacoli, comunque, quando vi ritrovate per le prove, anche nel teatro accade che vi confrontiate per esempio su come è andata, nel senso, ma forse questa cosa si poteva fare un po' meglio, potremmo cambiare questa cosa qui, c'è un work in progress continuo?
Sì, sì, guarda, in tempo zero, cioè mentre, mentre lo state facendo. Sì, mentre facciamo spettacolo ci accorgiamo di alcune cose che funzionano tantissimo, alcune cose che invece va, forse qua è il caso di intervenire, oppure noi ci aspettiamo magari una reazione del pubblico, quello è vero, e non arriva. Ecco lì, lì effettivamente al momento uno ci rimane un po' e poi dice no, ok, andiamo avanti e vediamo come va, come funziona, perché poi ogni volta, ogni sera il pubblico è diverso. È eterogeneo, quindi ci sono volte che ride dall'inizio che è anche alla fine. Il bello però, sì, no? Sì, sì, assolutamente. A me per esempio piace molto conquistare il pubblico. Quando sento che il pubblico è un po' freddino, allora per me diventa proprio una sfida. Bello, diventa però proprio una sfida, e se io sono molto competitiva di mio proprio, uh-huh. E quindi diciamo ce la metto tutta, perché ho l'obiettivo di far divertire e di conquistare il pubblico. Alla fine è quello che muove, no? Cioè alla fine l'attore sul palco vuole conquistare chi è in platea, certo, sì, altrimenti sì, sì, non avrebbe un senso, insomma, un po' di egocentrismo, un po' di, no? Sì, no, sono d'accordo che esiste questo aspetto, poi in realtà ce ne sono tanti. No, non è l'unico, non è diciamo l'unico. Che la parola conquistare è una parola vera. Le modalità di conquistare il pubblico, ovvio, non è solo quella di farlo divertire, ma no, beh, certo, diciamo, anche portarlo dentro in una poesia poetica, in una bellezza, in un'emozione che insomma è il teatro, è questo, certo, in generale è anche questo, anzi soprattutto. Ma invece, visto che tu lo fai anche proprio di lavoro, noti delle grandi differenze nel farlo proprio come un lavoro? Immagino che in parte ci siano, proprio per la natura stessa del fatto che sia un lavoro. Ma certo. Rispetto a farlo, guarda, io noto che la mia attitudine è la stessa fondamentalmente, cioè l'approccio è quello, la passione, la mia attitudine è la stessa, nel senso che io non riesco a non dare anime e corpo e così, è chiaro che la mia attitudine, però avendo delle persone che lo fanno una volta o due volte a settimana, a differenza di chi lo fa tutti i giorni e che lo fanno da tanti anni tutti i giorni, perché non è una differenza solo della settimana, ma ovviamente entri in un'altra dimensione di aspettativa, in un'altra dimensione di approfondimento, però la mia attitudine è la stessa, in modo tale che dal mio punto di vista anche loro hanno la possibilità, comunque, in quanto esseri umani, in quanto sono profondi in quanto esseri umani, non in quanto attori, di portare la loro profondità laddove riescono, anche nella diciamo, non nella parte professionale, no? Cioè, ok, sì, sì, sì. Quindi questa è la mia attitudine. Bello, bello. E allora, no, però veniamo, quindi avete tre spettacoli, giusto? Sì, che sì, porterete sì. Nei prossimi mesi, in realtà. Esatto, esatto. Tutto partirà il 1° maggio. La nostra rassegna si chiama La piccola ribalta. Piccola perché è piccola, sono tre spettacoli confezionati appunto da Piano B Teatro, e il primo di Teatro Città Murata, di cui fa parte il presidente Stefano, e poi c'è anche Marco Continanza, sono due attori professionisti. Il primo spettacolo appunto viene proposto il 1° maggio, l'ingresso è gratuito e ci sarà la possibilità di raccogliere i fondi per la parrocchia di Carugo per la ricostruzione del tetto. Ok. Ecco, quindi questo. Sì, volevo dire una cosa in generale sulla rassegna. Vai. La piccola ribalta è la prima volta che noi organizziamo una rassegna, l'abbiamo fatta anche piccola per questo, perché spesso le rassegne sono anche di molti, certo, spettacoli. Di molti spettacoli. Lo facciamo al teatro appunto di Carugo, dell'oratorio che si chiama Teatro Don Abramo Gianola, e comunque anche perché alcuni Velia, diciamo così, è della zona, conosce questo teatro, io ci ho lavorato tante volte, era una situazione giusta e funzionale. Uh-huh. E il primo spettacolo appunto è dedicato soprattutto ai, diciamo, bambini, ragazzi, poi piace tantissimo anche agli adulti che si divertono tantissimo, però iniziamo con qualcosa, ok, per loro. Prego. Esatto, sì, è un spettacolo dedicato a loro che fa divertire tantissimo, la storia è conosciuta ai più, e questo sarà, diciamo, l'inizio di questa nostra rassegna. Poi ci sarà la data del 14 di maggio, dove noi proporremo Mi chiamo Frankenstein, okay. È diciamo un adattamento della famosa Frankenstein Junior di Mel Brooks.
e qui ovviamente noi siamo in quattro, ma facciamo addirittura più personaggi. Ecco, quindi bello. Ci non siete in quattro, attenzione. Vediamo, quanti siamo? No, in questo spettacolo siamo più di quattro perché abbiamo due attrici che in ci più, seguono sì. ormai da tempo. Sì. Che sono molto brave, anzi le salutiamo. Ciao. Ciao Francesca Gallo e Michela Proserpio. Le salutiamo. Benissimo. E quindi noi facciamo, diciamo, anche se siamo solo in sei, sostanzialmente i personaggi sono almeno nove, così e così. Vabbè, Frankenstein Junior è un film che penso che conoscono certo. Praticamente tutti. E siamo riusciti, e chi lo vedrà, abbiamo vinto un premio come miglior spettacolo della critica TV. Della critica TV? Perché era uno spettacolo che metteva in teatro, cioè riportava in teatro la stessa dimensione cinematografica. Quindi questo per noi è stata una grande soddisfazione. Era una sfida. Certo. Decisamente. Che sarà il 14 maggio. Sempre al teatro di Carugo dell'Oratorio. Okay. Alle 21. Alle 21. Poi invece il 4 di giugno proponiamo un altro nostro spettacolo che è appunto in lavorazione proprio in questo periodo, che è Lo chiamavano Trio. Ecco, noi siamo tutti molto affezionati, noi di Piano B, al trio Lopez Marchesini Solenghi. Okay. Abbiamo un'età per la quale siamo abbastanza conoscitori di questi tre bravissimi attori comici, e quindi abbiamo pensato di estrapolare qualche loro sketch e metterlo in scena, ovviamente modestamente, perché il paragone è, insomma, è alto. E ci stiamo divertendo tantissimo, perché per quanto mi riguarda la loro comicità era bellissima e funzionava tantissimo, e questo sarà l'ultimo spettacolo della nostra rassegna il 4 di giugno. Ok, allora io direi che ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo, ascoltiamo una canzone e poi chiudiamo ricordando gli appuntamenti e con un altro paio di domande da farvi, d'accordo? Grazie. 22:10, dopo la pubblicità, fino alle 23 con Viva Tutto alla radio su Radio Cantù. Essendo un appassionato di De Gregori, mi sono permesso di mettere La valigia dell'attore, visto che di teatro stiamo parlando, che è una bellissima canzone. Allora ragazzi, vi volevo chiedere, avete però oltre a questa rassegna, a parte che mi stavate dicendo che state partecipando a molti bandi con anche degli ottimi risultati, che immagino carichino ancora di più. No, infatti in autunno siamo addirittura andati in Puglia, a Fasano, per una famosa rassegna a Fasano, che è conosciutissima, e abbiamo vinto come miglior spettacolo per gradimento del pubblico, e questo secondo me è il miglior premio. Poi recentemente, due settimane fa, siamo stati premiati da GT Tempo, che è una delle più grandi compagnie teatrali della Lombardia, e come miglior spettacolo della provincia di Como. Quindi diciamo che stiamo ricevendo un sacco di premi che ci gratificano e insomma ci fanno molto piacere. Poi per te ci hai detto che sei molto competitiva. Ma di bestia proprio! Ma di bestia, mi sale la carogna proprio. bene. Ma invece immagino appunto quest'estate avete già qualcosa che bolle in pentola, state già creando, preparandovi? Sì, allora noi ovviamente la stagione estiva è quella che più adoriamo, perché si può recitare nelle piazze, all'aperto. Ecco, com'è? Preferite il palco, quello proprio del... o all'aperto così? Ma guarda, i pro e i contro per ciascuno delle due soluzioni, per ciascuna soluzione. Io, se potessi, personalmente vorrei recitare in mezzo al pubblico, perché mi piacerebbe tantissimo. Qualche volta l'ho anche fatto, e per me è il top. Poi, se vogliamo, sicuramente il teatro ha una sua dimensione che è più raccolta e che dà una sensazione molto più intensa. E invece in piazza è bello, perché vabbè, ti confronti con delle realtà e con degli ostacoli oggettivi, cioè in piazza ci può essere baccano, ci può essere deconcentrazione dell'attore, ecco, che li scatta, detto, ma
ti rapisco io, ti faccio mio, mm-hmm. in qualche modo, no? E quindi la fatica è doppia, però sicuramente stare all'aperto è bello, poi dai, l'estate è fantastico, l'estate è fantastico. E quindi ci sono degli spettacoli che state Sì, stiamo definendo alcune date ancora. Al momento sicuramente abbiamo già fissato il 28 di giugno a Cassina Rizzardi e il 30 di giugno ad Alba Villa, e poi abbiamo dei contatti per altre, sì, anche probabilmente forse anche a Mariano, però non lo sappiamo ancora bene bene, quindi, okay. E quindi ci però stiamo lavorando. Piano B su Facebook e appunto su Instagram li ho cercati anche io, li trovate subito, sì. Per cui da lì immagino che poi sui social abbiate possano gli ascoltatori rimanere nel caso aggiornati. E invece una cosa riguardo agli spettacoli che ricordiamo, abbiamo detto 1 maggio, 14 maggio e 4 giugno, sì. L'acquisto dei biglietti avviene in loco, può avvenire prima, come funziona? Allora, è meglio prenotare, sì, e per prenotare abbiamo due possibilità: o un numero di telefono che volendo posso anche dare, sì, che non so come funziona qua, se c'è il tempo di dare il numero, comunque no diamolo, okay, allora è 340 59 36 972. Magari pubblichiamo poi la locandina, perché grazie. Ecco, proprio un paio di settimane fa avevamo un'altra organizzazione presente e giustamente ci chiedevano al numero per prenotare, quindi è importante. Certo. O se no scrivere a info@pianobteatro.it. Ok, quindi tramite questi due canali potete acquistare i biglietti. Ripetiamo che saranno a Carugo, giusto? Sì. Oratorio, il teatro dell'oratorio Don Abramo Gianola, che sì, per chi non sapesse, in via De Gasperi. E 1 maggio, Il Principe e il Povero. È alle ore 16. È alle ore 16. Per i ragazzi. Più per i ragazzi. Sì, per i ragazzi. Sabato 14 e sabato 4 giugno alle 21. Sì. Invece tutti. Aperto a tutti, aperto sì, a tutti. Sì, sì, diciamo assolutamente. Che in tutti gli spettacoli che facciamo è vero che se è per adulti la maggior parte del pubblico sono adulti, ma quando vengono i ragazzi e i bambini si divertono molto, e quando li facciamo per i ragazzi poi è uguale, perché in realtà gli spettacoli di ragazzi che io faccio come regista mi devono divertire, mi devono piacere. Sì, 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 perché sennò non vale la pena farli. Poi così. Ok, quindi grazie. Bene, grazie. Allora grazie per essere grazie stati con noi. Poi magari in occasione dell'estate, se avrete altri spettacoli, molto volentieri una grazie. Chiacchierata, un'ospitata qui su Radio Cantù la facciamo molto volentieri. Io vi ringrazio, vi auguro grazie buona serata. Nel frattempo dico agli ascoltatori che proseguiamo con la musica, perché fino alle 23 insomma noi siamo qui a tenervi compagnia.